Tutto tornato nella normalità o quasi a Montesilvano dopo l'emergenza allagamenti di ieri con oltre 24 ore di pioggia incessante. Restano i segni evidenti di una mattinata da incubo, specie nelle zone della Pineta, della retropineta, della lungomare con aree ancora allagate ed alcuni alberi caduti. Ma le vie più colpite sono state tutte riaperte al traffico dopo il lavoro efficace delle idrovore che hanno liberato la strada da almeno 10 centimetri di acqua. Restano i disagi al traffico sulla nazionale, ma per via della chiusura forzata della variante alla statale 16 direzione Pescara, dopo che nella serata di ieri dalla campata superiore della galleria una cascata d'acqua ha invaso il manto stradale. I tecnici ANAS hanno lavorato tutta la notte, tutta la mattina di oggi per effettuare le dovute verifiche. Non si registrano fortunatamente danni strutturali e dopo le necessarie verifiche e le opere di pulizia, il tratto nelle prossime ore sarà riaperto al traffico.